Questo sullo stress del lavoro è un tema che mi sta molto a cuore perché, per diversi motivi, uno l'abbiamo accennato l'altra volta, io e te non ci siamo messi d'accordo, probabilmente ci siamo incontrati perché tutti e due troviamo un po' strana questa cultura italiana, ok? E allo stesso tempo amiamo questo paese e vogliamo dare il nostro contributo, ok? L'altro motivo perché di stress, me ne intendo abbastanza, avendone avuto in dose massicce per diverso tempo. E quando sento queste domande, come evitare lo stress da lavoro, mi vengono in mente queste cose, questi concetti che andavano di moda un po' di anni fa, quando infatti feci un intervento, ero un relatore, ero uno dei relatori in un convegno sullo stress lavoro correlato. E mi ricordo che io devo fare la parte sullo stress clima psicosociale, qualcosa di questo tipo. E mi ricordo che esordì, fra virgolette, un po' alla Mirko, dicendo che lo stress non era lavoro correlato, ma era manager correlato. Allora lì si svegliava un po' di gente, perché prima era un po' più piatta la cosa. Quindi noi ci pagavano anche, ci dicevano, dovete parlare dello stress lavoro correlato, io pur essendo pagato, ci guarda, no, io ti parlo di un'altra cosa. Ma il punto qual è? Il punto è che anche qui facciamo un rapido richiamo all'altra puntata. Abbiamo visto i diversi tipi di stress. Il primo tipo di stress è quello dove le richieste che ci vengono fatte sono superiori alle risorse che abbiamo a disposizione. Poi c'è il secondo tipo di stress, che è quello legato ai nostri bisogni, valori e passioni che sono frustrate, non soddisfatte. Poi c'è il terzo tipo di stress, che è quello, diciamo, in senso lato nevrotico, legato all'ego infantile, ma adesso lo lasciamo da parte. Allora, perché dicevo che lo stress non è legato al lavoro, ma è legato alla incapacità manageriale? Perché qui introduco un piccolo modello, che è un modello che ci dice da che cosa vengono i risultati nel lavoro, ok? Vengono dall'allineamento, infatti coltiva la crescita, dov'è? Coltiva la crescita è nato come pratica, si chiamava allineamenti, poi mi hanno detto che era sbagliato, beh, è cambiato. Quindi a me piacciono gli allineamenti e i risultati nel lavoro o lo stress nel lavoro, perché sono speculari, vengono dall'allineamento o dal non allineamento di tre ingredienti, che sono il devo, il posso e il voglio. Il devo, il posso e il voglio che cosa sono? Il devo è... Che cos'è che devi fare? È il ruolo. Ok? Quindi il primo requisito è che una persona abbia chiaro qual è il suo ruolo. E anche qui, di solito in aula faccio il dibattito, qui siamo io e te, non ti faccio domande retoriche a te, no, con il gruppo viene un po' meglio, però se uno non ha chiaro cos'è che deve fare, i risultati un po' per strada li lascia. E l'altra cosa che hanno scoperto è che è anche stressante, perché crea incertezza, crea... come posso dire, confusione, e la nostra mente ha bisogno di, non dico certezza, ma di chiarezza. Infatti si chiama, quando c'è qualcosa di efficace in quest'area, chiarezza di ruolo. Okay? Poi il secondo ingrediente è il posso, che sono le risorse, nel senso che uno può avere il ruolo chiarissimo, poi non ha le risorse a disposizione, prima tra tutte quella che tu sai che a me è cara, che sono le competenze. Tu hai chiaro il ruolo, ma non hai le competenze, non hai tempo, non hai energia, tu di risultati non ne porti. Che cos'è invece che produci? Produci stress. Se una persona che è in un ruolo, viene chiesto di fare qualche cosa e non ha tempo, risorse e competenza, arriva stress, quello di cui parlavamo prima, ok? Lo stress da sovraccarico di richieste. Chiaro. Poi c'è il terzo ingrediente, uno può avere il ruolo chiaro. Gli ha fatto la job, cioè la descrizione del ruolo col mansionario, come si chiama in italiano, non lo so, eccetera, eccetera. Poi ha tutte le competenze allineate, tutto il tempo del mondo, ma c'è il terzo fattore che io chiamo voglio, e il voglio ha a che fare con la sfera motivazionale, cioè in che misura questo mestiere, io il ruolo lo chiamo spesso mestiere, è allineato ai tuoi bisogni, valori e passioni, perché tu puoi avere il ruolo chiaro, le competenze a sostegno, ma se non c'è allineamento con i bisogni, va giù la cosa. Io faccio l'esempio mio di quando lavoravo in banca, che sapevo riclassificare i bilanci, riclassificavo bilanci anche complessi, quindi diciamo la dotazione di competenza l'avevo acquisita col tempo, a forza di errori, a forza di corsi, eccetera. Adesso se mi dici, Mirko, questo qui è un bilancio da riclassificare, mi vendo il kit, cioè non ne ho voglia. Infatti l'ho chiamato voglio perché è così banale, non ne ho voglia. Ora, quindi lo stress da lavoro...
viene quando uno o più di questi ingredienti manca, nel senso che non c'è coerenza, non c'è allineamento. Quindi devi fare una cosa, ma non hai le competenze o le risorse, manca il posto. Devi fare una cosa e non hai il voglio. Quando queste tre sfere, quindi andrebbero viste, se avessi la lavagna, farei il disegno delle tre sfere, quando non sono allineate, ci sono due conseguenze. Per l'azienda, meno risultati. Ce ne sono tre di conseguenze. Il cliente dell'azienda è triste, cioè tu ti devi immaginare una persona svogliata, ok? Adesso faccio l'imitazione, esagero. Senta, vorrei... dica? Sì, perché quella cosa è quella... Sì, adesso esagero, no? Però delle volte l'atteggiamento che sto esagerando e caricaturizzando, delle volte lo incontri. O capita, non so, o io sono sfortunato che trovo gli svogliati, oppure può capitare in giro. Ecco, quindi ne soffre l'azienda, ne soffre il cliente e ne soffre la persona stessa, perché io non ci credo se mi dici che quella persona è felice, non ci credo. Poiché affronta questo disallineamento in maniera, diciamo, non adulta, va bene, però insomma, non è felice. Quindi, quando queste tre sfere non sono allineate, c'è mancanza di risultati e c'è stress. Stress da lavoro. Beh, non è il lavoro, però. Cioè, la domanda è, e quindi? Nel senso che ci sono, vabbè, non sai, cioè alcuni sono anche facilmente forse sistemabili, non hai le risorse, ti fai dare le risorse, non so, metti che sei una segretaria, non gli funziona il computer, è stressata perché non riesce a mandare le fatture, sistemi il computer, ha risolto il problema. Ma se uno non ha voglia, ad esempio, o comunque ci sono alcune condizioni in cui credo, forse questo non si riesce a risolvere, come si agisce? Sì, questo è il motivo per cui parlavo prima del fatto che lo stress non è lavoro correlato, ma manager correlato. Chi è che ha la responsabilità di selezionare la persona con le competenze giuste e l'assetto motivazionale coerente con il ruolo? Direi La più responsabilità piccola di risorse azienda, umane. imprenditore, che siccome non sa che cacchio di lavoro farle fare perché è della famiglia, la mettono nelle risorse umane. Esatto. Non, senza offesa per quelle che sono invece persone competenti. Ma nella mia esperienza, tu hai incontrato quelli che non pianificano, io ho incontrato quelli che non pianificano e quelli che mettono in posizioni, dal mio punto di vista strategiche, perché governano il futuro dell'azienda, a selezionare persone non avendo le competenze di come si fa a selezionare. Questa è la mancanza di managerialità, che non vuol dire che per forza dobbiamo andare nelle aziende multinazionali con cui lavoravo io per incontrare dei manager. Managerialità vuol dire l'imprenditore che deve assumere qualcuno. E siccome è bravo a fare, che ne so, i pipparuoli rotanti, secondo lui è anche bravo a selezionare. Perché lui c'ha il feeling, non so come dire. Sì, no, è chiarissimo. Sì, ti inventi un mestiere che non è il tuo e non dai importanza, questo qui si chiama processo, ad un processo di selezione. Poi uno, una volta che ha portato dentro le persone, se anche sono adatte. Io delle volte in certe aziende facevano, si chiama indagine di clima, è chiaro che parlo di aziende strutturate, l'indagine di clima è cercare di capire le persone come stanno sostanzialmente, in termini proprio di benessere, che però si riverbera a livello motivazionale e di energia che le persone portano nel lavoro. Ora delle volte vedevi proprio dei risultati eclatanti e andavi a investigare e di nuovo non serviva un consulente di sviluppo organizzativo, serviva del buon senso, nel senso che c'erano delle persone che erano gestite non da manager ma da capi. E i capi non sanno gestire le risorse, perché se sapessero gestire le risorse non se le ritroverebbero demotivate, abbacchiate. E poi, qual è il dramma? Io mi ricordo un manager tedesco che mi disse: ma come mai è così difficile fare il mio mestiere in Italia? E dissi: ah, ci sono due motivi. Uno, che non c'è la cultura manageriale. Due, che c'è l'ego infantile grosso, a livello diffuso. Per cui se tu in altre culture, poi i coglioni ci sono in Germania, come si chiama, Inghilterra, dappertutto, però sto parlando di tendenze. Sì. Dare un feedback critico in italiano ti va via la passione. Cioè, il manager, io lavoravo con multinazionali, quindi parlavo con il top management tedesco, inglese, francese e poi giapponese. Ho lavorato con aziende, grosso modo, con queste case madri. Ed erano abbacchiati che dicevano: io non dico che quando in Giappone do un feedback critico il mio collaboratore faccia i pugnetti della contentezza, oh grazie, grazie, oh, però l'esagerazione che trovo in Italia, che la colpa è del gatto, la colpa è della rava, la colpa è della fava, che io sono cattivo, cioè, io non ho mai incontrato, mi dicevano, delle persone
che di fronte a una semi-evidenza, non dico scientifica, si arrampicano sugli specchi pur di non assumersi una responsabilità. Ora, se unisci tutto questo, la mancanza di capacità manageriale e il fatto che questi capi, io non li voglio criticare, si trovano di fronte alle persone che non sono aperte alla critica, piuttosto che diventa un pastrocchio importante. E quindi dopo questo sovralimenta il fenomeno dello stress. Allora, decostruiamo un po' le cose. Alla fine la ricetta è quella del self-management. Perché se io mi aspetto, facciamo anche qui una metafora, spero che mi seguano, a me piacciono le metafore, io capisco attraverso le metafore, se qualcuno non mi segue faccia le domande, la prossima volta spiego. Se io mi aspetto che vado, cioè a me è successo, in un paesino, perché se vai in una metropoli qualcuno che sa fare lo trovi, ma in un paesino della Francia che mi dissero tu sei italiano, ti faccio la pasta, è arrivata una brodaglia schifosa, tutta scotta, con della ketchup, dice sei contento? Dico sì, dico oh, tu cassarola, sei contento. Ora, se io mi aspetto che vado nel paesino della Francia e trovo la matriciana cotta al puntino, sono un po' strano, giusto? Sì. Io non mi aspetto più, ci sono cascato, non mi aspetto più che in Italia trovo il manager bravo a gestirmi. Io quando ho fatto il direttore commerciale, il manager, temporary manager, l'ultima cosa che mi aspettavo è che il mio capo mi gestisse. Perché è come aspettarsi di andare in Francia, nel paesino del Menga, che ti fanno la matriciana con il guanciale croccantino. È la stessa cosa. E quindi fai il self-management. Ti porti il guanciale da casa, adesso fuori di metafora, self-management cosa significa? Ti capisci tu se quel ruolo è adatto o no al tuo assetto di competenze e al tuo assetto motivazionale. Dici, ma come faccio? Studi, nel senso che cerchi di capire quali sono i tuoi bisogni, i valori e passioni, un po' di risorse ci sono gratuite nei nostri video, dico nostri perché spesso abbiamo parlato di questi temi, ti compri il libro e poi se dai importanza a queste cose investi un po' in cambia marcia, quello che ti dica. Cioè questo è il tema, il self-management è questo. Quando capisci, lo dicevo prima, che io ho bisogno di achievement, io a 19 anni non avevo queste competenze di me stesso e mi ricordo che mi trituravo, non si può dire, no? Ero molto annoiato, un politico del mio paese voleva che io, forse avevo un po' di parlantina, cacchio ne so, facessi politica nel loro partito, e dice nel frattempo ti troviamo un lavoro, uno stage, mi ricordo ancora 850.000 lire, che erano dei soldi, cioè, e cosa facevo? Niente. Io dopo la prima ora e mezza del primo giorno ero stressatissimo perché dicevo che cacchio faccio qui? Adesso so che si chiama achievement, che è un bisogno di realizzare qualche cosa. Non tutti ce l'hanno, c'è chi ha la sicurezza. Sicurezza vuol dire appunto che devi avere lo stipendio fisso. Io ho cambiato 200 lavori fissi, cioè a me non mi frega niente, capito? Quindi non c'entro io, mi faccio come esempio che se tu non conosci i tuoi bisogni vai incontro a che cosa? Allo stress da lavoro. Quindi, e chiudo, come evitare lo stress del lavoro? Lo stress del lavoro lo eviti con il self-management, che significa conoscere se stessi, i propri bisogni, voglie e passioni, e avere un'accurata percezione della realtà rispetto a che cosa? Alle proprie competenze. Perché ci sono delle persone che non ce l'hanno, si chiama effetto Kruger-Dunning, che significa, sono due psicologi che hanno fatto uno studio, che le persone incompetenti sopravvalutano le loro competenze e viceversa. No? Quindi le persone competenti pensano di averne di meno, sindrome dell'impostore, bla 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 bla. Quindi dopo qui è accurata percezione della realtà, che è una parolaccia per dire cerca di vedere le cose come stanno veramente e cerca di scegliere tu un lavoro adeguato a queste tue spinte, perché se tu ti aspetti che qualcuno dica no ma guardi lei Mirko per questo lavoro che si prende dei soldi non si fa un cacchio mattina e sera, non è fatto per lei perché lei c'ha l'achievement. Sì, aspetta e spera che c'è una canzone che la donna sì, sì. Qualcosa. No, direi che chiarisco la risposta. Sì. Poi, per proprio non buttare via niente come col maiale, se tu vivi lo stress nel lavoro, vai a rovescio. Dici, sono stressato. Ci sono tre cause. Non ti è chiaro il ruolo? Chiedilo, fai due chiacchiere, cosa vi aspettate da me? Cosa devo fare perché qui non mi è chiaro bene come gira la baracca? Però di nuovo sales manager, se tu ti devi attivare. L'alternativa ti lamenti. Quella lì è la strategia preferita dell'ego infantile. Sono stressato, il mio capo è un cacarone. Il tuo capo farà le cose che può fare in base agli schemi mentali e risorse che ha in quel momento.
tu uguale, però se ascolti qui, non lamentarti e fatti queste domande. Il ruolo mi è chiaro? Sì, no. Se non ti è chiaro, lo chiarisci. Le competenze le ho? Sì, no. Se no, quali mi mancano? E poi ti adongi. Ti adongi vuol dire ti attivi, ti muovi. 3. Non è allineato con i miei bisogni. Qui c'è la regola che dice tu non sei un albero. Ne abbiamo già parlato di questa regola? No, però è abbastanza chiara già dal nome. Ti puoi spostare, cioè tu non sei un albero, quindi c'è un piccolo incisino che anche questo sfugge e che se non hai le competenze ti sposti e passi dalla padella alla brace e quindi sviluppa le competenze e metti in conto di avere un po' di stress. Io per arrivare a questa situazione adesso, faccio il mio esempio autobiografico, io ho avuto 4 anni e mezzo di stress perché ho continuato a lavorare in un ambiente dove non mi trovo più, ero disallineato. In più avevo il sovraccarico di lavoro, perché facevo il lavoro di prima e facevo il lavoro di scrivere i blog, gli articoli del blog, eccetera, eccetera. Perché? Perché avevo dato in gestione i soldi, l'ho già detto in un'altra live, al mio infantile, ho detto spendili tu i soldi, eh? E ultimamente non è che ne avessi lasciati troppi in giro. Quindi facevo il doppio lavoro, quindi 4 anni e mezzo di stress. Adesso da 3 mesi io sono nel nirvana. Ho a che fare con studenti che pagano i loro soldini per fare i corsi con me. Sono persone allineate con i miei bisogni. Poi facciamo il residenziale e ci diamo i bacini. No, adesso scherzo, però per dire, nel senso che ci sono anche momenti di agape, di allineamento, eccetera, eccetera. Vado in India e faccio le mie robine. Quindi, insomma, e però per 4 anni e mezzo, se mi chiedevi come va lo stress, è abbondante. Quindi anche qui l'importante è che non superi una certa soglia. Quindi non sto facendo l'apologia dello stress. Non dico se non sei stressato non sei un vero uomo, anzi io propongo il coltivare la crescita, è rovesciato. Propongo il coltivare la crescita per poi dopo allenare il benessere e raccogliere prosperità, ma voglio fare anche una proposta realistica che non è che dall'oggi a domani tu riesci a liberarti dallo stress. Questo è il tema, ok? Chiarissimo.